Guardate questa faccia buffa. Non si tratta di un clown, ma di un aracnide. È comunemente detto ragno dalla faccia sorridente ed è grande 5 mm. Vive nelle foreste pluviali fra i 300 e i 2000 metri di quota. L'addome, prevalentemente giallo, ha quantità variabili di pigmento rosso, nero o bianco, che sovrapponendosi generano divertenti motivi grafici, che cambiano a seconda del luogo in cui il ragno vive e di quanto cibo abbia mangiato. Questa caratteristica potrebbe essere spiegata come una sorta di mimetismo adottato per ingannare gli uccelli predatori, i loro unici e significativi nemici naturali. I dati provenienti dall'ultimo rapporto UNEP MAP, che è il braccio per il Mediterraneo del programma ONU, non sono affatto rincuoranti. Per l'ambiente, infatti, si sono svelate le minacce del Mar Mediterraneo e dell'Italia, e queste sono l'erosione costiera, l'inquinamento da metalli pesanti e da rifiuti, specie invasive e anche pesca eccessiva. Vi do un dato: il 37% degli insediamenti costieri, con oltre 2000 abitanti, non ha un impianto di trattamento dei reflui, e a livello mondiale la stima è che i rifiuti in mare ogni anno uccidono oltre 1 milione di uccelli marini e 100.000 mammiferi e tartarughe. Questi sono dati che ci devono far pensare. Sicuramente la tecnologia ci viene in aiuto, il progresso scientifico e come sempre la ricerca. Quindi quest'oggi parliamo, come spesso facciamo, di innovazione. Lo facciamo con il nostro professore che è in collegamento dagli studi di Roma, Maurizio De Crescenzi, professore di complimenti di struttura dell'Università di Roma di Tor Vergata. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Abbiamo sentito parlare di queste spugne particolari che sono in grado di assorbire gli inquinanti presenti nelle acque, nei mari. Sì, effettivamente siamo riusciti a mettere a punto un sistema basato sulle nanotecnologie per poter separare gli inquinanti dall'acqua, perché il problema con le spugne, diciamo, e con tutti i meccanismi che inquinano le acque è di avere un sistema che sia selettivo solamente agli inquinanti e che lasci via l'acqua, ecco, che non la inglobi nel materiale. Ma è per questo che sono state chiamate spugne intelligenti? Non lo so chi le ha chiamate in questa maniera. Questo forse è un nomignolo che è piaciuto tanto ai giornalisti, perché è in grado, sì, comunque di scegliere ciò che deve essere assorbito e di lasciare in mare invece magari assorbito, l'acqua pulita. Sì. Esatto. Come funziona? Sì, ma questo è, diciamo, è una delle grandi sorprese che ci ha riservato la nanotecnologia, e se ne parla molto in questi ultimi tempi. Che cos'è la nanotecnologia? È un insieme di tecniche e di messe a punto di oggetti che hanno una scala nanometrica, ossia che hanno delle dimensioni del miliardesimo del metro. Una cosa che è difficilissimo pensarla, però che si realizza. Ad esempio, io qui ho questi materiali che sono i nanotubi di carbonio con i quali noi abbiamo realizzato queste spugne, appunto, intelligenti. I nanotubi di carbonio sono di per sé dei lunghissimi filamenti che assomigliano a degli spaghetti nanometrici, molto molto lunghi anche centimetri o metri, e che sono fatti da acetilene o da metano, quindi un materiale gas che è uno dei tanti prodotti del petrolio, e che hanno in sé, diciamo, la capacità di mettersi insieme e fare queste spugne. Ecco, questi materiali bruciano ad altissima temperatura, un po' sono come dei pezzetti di grafite in pratica, e sono estremamente inerti appunto alla temperatura, però hanno una grandissima capacità, si sono rivelati fortemente idrofobici, cioè vuol dire che repellono completamente l'acqua. E questa è una caratteristica. C'è un meccanismo essenziale, ecco. Sì, prego. Sì, la repellono un po' come si vede ad esempio da tantissimi materiali che adesso stanno in commercio. Ad esempio mi riferisco a delle tovaglie che non si macchiano, ad esempio, no? Perché cade l'acqua o il vino e questa rimane in superficie, ecco. Questo dipende da questa natura nanometrica di questi filetti nanometrici, che
assorbono però solo l'olio, ecco come si stanno vedendo nelle immagini, e per il particolare meccanismo con il quale vengono formati, vengono selezionati, questi oggetti possono essere, siccome contengono delle piccolissime tracce di ferro, perché appunto è il meccanismo col quale vengono sintetizzati questi nanotubi di carbonio, si riescono a far muovere sulla superficie dell'acqua con molta facilità e assorbire l'olio, ecco, in questo caso olio sia minerale, noi abbiamo provato, quello che state vedendo è olio di una macchina, la mia macchina, e oppure dell'olio naturale come l'olio d'oliva, ecco, quindi questo è uno degli esempi con cui questi oggetti, pur navigando sull'acqua, riescono a filtrare parte degli oggetti inquinanti, ad esempio il petrolio, uno immagina sempre dei disastri di questo tipo. E sarebbero però poi siamo andati utili. Oltre. Io volevo siamo andati oltre. Mi scusi se la interrompo, però abbiamo preparato una grafica che forse può aiutare anche coloro che ci stanno seguendo da casa a riassumere un po' quelle che sono le caratteristiche principali di queste spugne che servono per assorbire l'inquinamento. Sì. Allora guardiamole insieme, così poi le cose che non abbiamo detto le commentiamo nuovamente. Sono queste spugne spazzine intelligenti, può vedere anche lei l'animazione. Comprimibili ultraleggere, l'abbiamo appena visto, idrorepellenti, quindi repellenti nei confronti dell'acqua, assorbono oli e solventi tossici, ridotte dimensioni, direzionabili a distanza e riutilizzabili. Ecco, questo concetto di direzionabili a distanza, che cosa significa? Significa che nel processo chimico-fisico con cui questi nanotubi di carbonio sono stati sintetizzati c'è la presenza di piccole nanoparticelle di ferro. Perché se no la sintesi chimica ha bisogno di un catalizzatore, che nel nostro caso appunto sono delle nanoparticelle di ferro, e che danno luogo al fatto che si possono direzionare con una qualsiasi calamita dall'esterno, quindi senza toccarle ad esempio, e poi come si sta vedendo nell'immagine l'olio o l'inquinante può al limite essere bruciato, certamente poi uno non è che vuole bruciare gli oggetti perché poi ricreerebbe di nuovo un ciclo chiuso per cui l'olio poi rientra nell'atmosfera. Però questo per dire che queste spugne possono essere o strizzate o addirittura appunto bruciate, come in questo caso, e riutilizzate di nuovo. In pratica si è arrivati ad ottenere un materiale perfetto per questo tipo, infatti. Per questo ed altri utilizzi. Ecco, noi questa sembra essere una novità. Qual è la prospettiva, professore, per il futuro prossimo? La prospettiva è di essere ancora più selettivi. Noi abbiamo in laboratorio effettuato delle prove anche con il diclorobenzene ed altri inquinanti dell'acqua. Non abbiamo ancora provato l'arsenico, però ci siamo molto vicini. Abbiamo provato ancora altri alcol disciolti nell'acqua. E queste spugne intelligenti riescono a essere selettive solo di questi inquinanti o di questi altri oggetti messi nell'acqua, disciolti nell'acqua e non dell'acqua. Ecco, questo, il fatto di essere idrofobico, la natura presenta molti altri diciamo oggetti idrofobici, mi riferisco ad esempio alle foglie delle piante o delle foglie del loto, della pianta di loto, per cui l'acqua non entra dentro e rimane completamente come se fosse sospesa nell'aria. E questo dipende proprio dalla natura nanometrica sia delle piante, di come sono fatte le cellule delle piante, e sia di questi nanotubi di carbonio, cioè mimano proprio la natura, ecco, questi nanotubi di carbonio. Professore, io intanto la ringrazio per essere stato con noi, ma soprattutto le auguro un buon lavoro, un buon proseguimento, perché questa tecnologia sembra davvero promettente anche per la salute dei nostri mari. Grazie ancora e buona serata. Speriamo bene, va bene, arrivederci a voi, arrivederci. Grazie, a presto con le ultime novità. Come sempre c'è a disposizione, a vostra disposizione, il nostro indirizzo di posta elettronica medio@class.it. Scriveteci se avete domande ed opinioni, perché poi insieme cercheremo le risposte. Adesso Fatti in Foto, notizie in un istante, guardiamoli insieme. Per approfondire
approfondire queste notizie vi invito a visitare il nostro sito internet clasmeto.com. Adesso torniamo a parlare di meteorologia, perché fa tanto tanto caldo, farà caldo nelle prossime ore, però è in vista una svolta che non riguarderà tutti, però sarà abbastanza importante. E allora colleghiamoci con il nostro meteorologo Matteo Zanetti. A te Matteo per l'ultimo aggiornamento sul meteo della settimana. E insomma ci sarà una rinfrescata, non per tutti, come hai detto bene tu, parzialmente al nord e al centro, con la cartina che è alle mie spalle. Ci riferiamo soprattutto alla giornata di venerdì, che mostra una zona di bassa pressione presente sulla Francia e un flusso piuttosto umido e instabile diretto verso le nostre regioni settentrionali, mentre per quanto riguarda il sud l'alta pressione africana ancora sarà padrona di queste zone con temperature elevate, temperature che possiamo vedere anche con questa cartina. Guardate che valori massimi verranno raggiunti proprio venerdì, oltre i 30 gradi su buona parte dell'Europa centro-orientale, parzialmente anche sul nostro paese, mentre aria fresca, guardate, conquisterà gran parte della Francia e isole britanniche con massime che non supereranno i 20 gradi. Ma andiamo nel dettaglio della previsione, intanto riassumendo la giornata di domani, che vedrà già un peggioramento sulle Alpi occidentali, localmente anche su quelle centrali, con dei temporali, temporali possibili anche in pianura sul Piemonte, localmente sull'Emilia, altrove splenderà ancora tanto sole, temperature decisamente estive con punte fino a 35-36 gradi. Ma ecco che giovedì arriverà il peggioramento, nel pomeriggio ci attendiamo forti temporali anche in pianura, specie sull'Alto Piemonte, sull'Alta Lombardia, ecco, in particolare pianure a nord del Po. Invece il tempo resterà buono per quanto riguarda il Triveneto, anche se sui monti non mancheranno i temporali, in pianura splenderà il sole, come splenderà il sole anche su gran parte della penisola, temperature molto elevate tra la Puglia e la Basilicata con punte oltre i 35 gradi, farà caldo ancora in Emilia, specie guardate sulla Romagna con punte anche qui fino a 35-36 gradi. La giornata di venerdì vedrà un miglioramento al nord Italia, anche se l'instabilità sarà ancora viva, specie sui rilievi alpini, appenninici, qualche temporale più intenso l'abbiamo segnalato anche in pianura sulla Romagna e qua anche sulle Marche, nubi anche sul resto delle regioni centrali, però qui con basso rischio di precipitazioni. Ancora tanto sole invece al sud, con l'eccezione dell'isola della Sardegna, qualche temporale sarà possibile specie sul versante nord orientale e sul nuorese, venti in generale piuttosto deboli, in rinforzo proveniente da sud-ovest per quanto riguarda sia giovedì che venerdì sul Ligure. In generale quindi questa rinfrescata riguarderà soprattutto il nord, al sud continuerà a fare caldo fino al weekend. Il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, vi invito a visitare il nostro sito internet clasmeteo.com per tutti gli aggiornamenti su clima, ambiente ed energia, le previsioni del tempo, tutte le volte che ne avete bisogno venite a trovarci, poi se avete dubbi, domande, a disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica meteo@class.it, scriveteci perché poi insieme cercheremo le risposte. Tutto il materiale di Prometeo lo trovate sempre all'interno del sito, c'è il video center, se vi siete persi qualcosa, volete rivedere qualcosa con più calma, lo potrete fare comodamente davanti il vostro PC. A me non resta che darvi appuntamento domani. Vi ricordo che l'appuntamento è alle 17.05 con Prometeo per parlare di tutto ciò che riguarda il nostro pianeta. Nel frattempo una buona serata e un buon proseguimento con la programmazione di Class TV. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo domani.